No alla revisione della bozza del nuovo piano integrato per il parco delle Alpi Apuane, in quanto già era stata come bozza bocciata addirittura dal comitato scientifico dell'ente stesso. Non si è E fatta quindi attendere loro la reazione vogliono degli mettere ambientalisti di Apuane Libere. A meno di 24 ore dalla riunione della Commissione Ambiente della Regione Toscana a Seravezza, a margine della quale è stata di fatto annunciata la revisione del piano integrato del parco. Piano redatto negli ultimi anni di mandato dell'ex presidente Putamorsi e già adottato in sede di giunta regionale, ma criticato da molti sindaci dei comuni con attività estrattive di marmo. Il timore delle associazioni è che si facciano tanti, troppi passi indietro nella riduzione dell'attività estrattiva e sulla chiusura di cave nell'area del parco. Abbiamo richiesto una possibilità di entrare in commissione come auditori per raccontare in presa diretta, visto che noi rappresentiamo gli alpinisti, gli escursionisti, gli speleo e tutti quelli che frequentano le Alpi Apuane, andremo in commissione a raccontare come in 2 anni abbiamo prodotto 53 segnalazioni ambientali per gravissimi delitti nei confronti dell'ambiente, degli ecosistemi, ma soprattutto dell'acqua. Questa che vedete è la Monte Tambura e rappresenta, per chi non lo sapesse, il serbatoio idrico più capiente di tutta la regione toscana. Quindi un bene preziosissimo che giornalmente viene inquinato nelle proprie falde. Quindi noi siamo per la chiusura di tutte le cave dentro il parco, graduale, progressiva, senza shock occupazionali, ovviamente perché tutti noi siamo operai e operaie.